Il Festival della Canzone Italiana è durato dal 4 all'8 febbraio. In pratica è finito da una settimana e 2 giorni. Ma di cosa si continua a parlare? Delle canzoni? Dei cantanti? No, ve lo passerò a dire nel corso del video. Per intanto saluto un nostro amico di Instagram e di YouTube che mi viene seguendo da molto tempo e che negli ultimi video mi sta chiedendo di trattare di alcuni argomenti. Io gliel'ho già detto più di una volta, appena potrò parlerò dei temi che ti interessano, ma devo trovare del tempo e mi devo informare, quindi abbi pazienza, prima o poi farò il video che mi richiedi, ma prima faccio il video che mi interessa fare a me. E allora, grazie del tuo interessamento e passiamo al tema del giorno. Non si fa altro che parlare, dicevo, non dei cantanti, non delle canzoni, non di chi ha vinto, non di chi è arrivato ultimo, che poi non so se quest'anno ha partecipato ultimo, Joe Signorino e tanti altri. Ma ormai io ieri a Domenica In ho messo per caso Domenica In e ho visto che hanno parlato ore sullo scandalo di questo Morgan e Bugo. Morgan e Bugo che sul palco hanno fatto buco. Ora io mi chiedo, addirittura li hanno filmati mentre litigavano dietro le quinte, nei camerini, uscendo dalla scena. Cioè, sembra tutto fatto apposta, organizzato. Per carità, io non sono malizioso e non credo che loro siano in malafede. Forse hanno litigato per i cavoli loro, veramente. Ma dico, c'è bisogno di esibire tutte le discussioni fra Morgan e Bugo, Bugo e Morgan, quello che ha detto Morgan di Bugo, quello che gli ha risposto Bugo a Morgan, quello che Bugo ha detto di Morgan, quello che hanno detto di Morgan e Bugo, quello che loro dicono, rispondono in cambio, quello che hanno detto di Morgan, quello che hanno detto di Bugo, quello che Morgan ha risposto, quello che gli ha risposto di ricambio Bugo a Morgan, perché altrimenti è una never ending history, una storia senza fine. Sanremo, quando è nato, era auspiciato dalle grandi casse discografiche, da Mamma Rai e dall'Ariston. Andavano a mettersi in mostra in vetrina i cantanti per avere successo e vendere dischi. Con internet e il web, ormai di dischi e di CD se ne vendono pochi. Quindi quello che conta di più per portare a casa dei bei soldoni è la mediaticità. E quindi più scandalo fai e meglio è. È sempre stato così, ma peggiora col tempo. Quindi il carrozzone mediatico di Sanremo, con tutto rispetto parlando per i circhi, è diventato un circo dove vanno a fare scandalo e contestazioni per poi vendere. Che è più importante, che vince il premio di Sanremo o che riesce a trarre l'attenzione, a carpire l'attenzione con uno scandalo mediatico? Perché puoi non vincere Sanremo, ma poi tutti cercheranno di te in YouTube, nel browser, in Google Search, in Twitter. Lo sapete che cos'è più cercato di Sanremo ultimamente? Appunto, Morgan e Bogo. Bugo. Morgan e Bugo, a Sanremo hanno fatto buco, però nel web no, sono molto visti. Quindi poi magari la loro cover originale è stata vista milioni di volte in internet e gli ha fatto prendere in Spotify, in Vevo, YouTube, Dailymotion, Vimeo,
Instagram, Facebook, fatto prendere del Belgrano. Quindi a loro, per me, gli è convenuto lo scandalo mediatico. E i polli che ci cadono, che stanno a seguire tutte le cose che questi divi fanno, litigano, non litigano, si insultano, ma in questo modo dovrebbero offendere la dignità e l'intelligenza del pubblico. E invece no, tutto il mondo a interessarsi, tutto il mondo a dire: ma di chi sarà la colpa, di chi non sarà? A me non me ne frega. So che hanno creato mediaticità a partire da una lite, neanche hanno cantato e suonato bene, e adesso comunque loro saranno risentiti tra di loro, ma stanno vendendo. Non stanno vendendo attraverso Sanremo, ma stanno vendendo. Quindi una volta si andava a cantare, poi lo scandalo condimentava l'attuazione. Adesso vanno direttamente a Sanremo a fare lo scandalo, a piantare uno scandalo, perché tanto c'è il web, c'è internet oggigiorno, ti possono seguire in altri luoghi. E se tu monetizzi quello che carichi sul web, poi alla fine guadagni più che se avessi vinto Sanremo, perché tutti vanno a cercare qual era la performance di Morgan e Bugo prima che scoppiasse lo scandalo, che di sicuro avranno caricato dei brani prima del festival o dopo. E quindi alla fine di che stiamo parlando? Che loro abbiano fatto tutto apposta o no, sono caduti in piedi, perché adesso tutto il mondo a cercare l'attuazione di Morgan e Bugo, perché in Sanremo non si è potuta venire, rovinata dallo scandalo e dalla lite, ma che si troverà nel web. Voi troverete di sicuro delle performance di Morgan e Bugo insieme. Quindi, come dire, questo carrozzone di Sanremo, che nel 2017 aveva iniziato a estrarre i partecipanti da YouTube come Young Signorino, e che adesso si nutre di scandali mediatici, perché se ci avete fatto caso, almeno quest'anno tutto Sanremo è stato caricato in pillole in YouTube, video di 10, 20, 30 minuti. Si è seguito Sanremo più su in YouTube che non sulla Rai. Per qualcosa deve essere, capito? E allora si fanno anche gli scandali in Sanremo, non si canta, non si suona, ci si insulta, si va via dal palco, e poi scoprì che magari in YouTube Rai c'è il brano, la cover di presentazione di Bugo e Morgan, o Morgan e Bugo. C'è la avevano caricato le prove, e tutti a guardare quelle prove e non quello che è venuto male a Sanremo. Oppure fanno soldi anche con la sceneggiata, perché alla gente piace lo scandalo, la polemica, la discussione, e giustamente gliela danno, capito? Quindi, che dire, Sanremo è sceso molto in basso. Però tutto sta nel volerle seguire certe cose o no. Io Sanremo non l'ho mai visto, adesso mi sono assorbito, ogni tanto facevo zapping quello che dicevano di Sanremo nella Rai con Mara Venier, la Domenica In. Non ci ho capito una mazza di quello che volevano dire. Ha parlato Bugo, hanno parlato altri, ma non ho capito veramente che cos'è successo a Sanremo, e non me ne può fregare di meno. Ma tutto questo per attrarre audience, che l'abbiano fatto apposta o no, per attrarre audience, per vendere, e stare dietro a queste cose è avvilente. E niente, questo è stato il mio pensiero di Sanremo, che doveva iniziare il 4 febbraio e finire l'8 febbraio. Invece ancora adesso
Il 17 febbraio, siamo a 17. Lunedì 17 febbraio 2010, ancora si continua a parlare, ma soprattutto dello scandalo fra Morgan e Buco, come se fosse la cosa più importante del mondo. L'Organizzazione Mondiale della Salute, l'OMS, ha allertato a rischio infezione pandemica del coronavirus 2/3 dell'umanità, niente di meno. Il dengue, il chikungunya e altre malattie venere trasmesse dai moscerini, no, dalle zanzare, perdono, altre malattie infettive trasmesse dalle zanzare avanzano in tutto il mondo. Ci saranno inondazioni, scioglimento dei ghiacciai, crisi economica conseguente anche a questo coronavirus. Si bloccano i porti, si bloccano le merci, si blocca il turismo, si blocca tutto. Ma sembra che in Italia è più importante parlare della discussione o del litigio, del battibecco che c'è stato a Sanremo fra Morgan e Buco, come se il coronavirus fosse nulla. Possiamo morire per 2/3 in Italia, ma chi se ne frega? Quelli che rimarranno vivi continueranno a parlare di Sanremo, no? Che è molto più importante, della lite futile fra due persone che non si sono capite, non hanno potuto orchestrare un'esecuzione musicale. Il mondo va avanti, voglio dire, in un paese normale, ma in Italia no. Tutti pensiamo ancora: ma perché hanno litigato due grandi fenomeni della musica, Morgan e Buco? Ma voglio dire, l'economia, le guerre, le carestie, gli immigranti, che fare, frenare l'entrata degli immigranti con il coronavirus, il chikungunya, la zika, il dengue, la febbre del Nilo, l'influenza aviaria porcina, lo scioglimento dei ghiacci, si alzano i livelli del mare, le inondazioni che ci sono state in tutta Europa ultimamente, in Spagna, 2 metri d'acqua in paesini montani, che ti immagini a valle. Invece no. Si parla nella Rai tutto il tempo: Morgan e Buco hanno litigato alla faccia, perché adesso hanno più successo sul web e in internet con le interviste che gli danno i diritti d'autore, le royalty, con i video che monetizzano e quindi gli devono dare una parte anche a loro, centinaia, migliaia di video delle loro canzoni, delle loro performance, delle loro interviste, di gente che li ha filmato mentre litigavano, forse migliaia, milioni di video. E quindi hanno avuto più successo che se avessero avuto successo a Sanremo. Perché? Perché Elettra Lamborghini, mi sembra che ha vinto lei, ma poi io non so neanche chi ha vinto, ma poi non è importante chi ha vinto, perché tanto sai che con Morgan e Buco c'hai un tema garantito. Anteprima, scandalo, che lite furiosa, e loro si sono monopolizzati tutto Sanremo. Adesso, a parte Amadeus, la gente c'è in mente che a Sanremo c'è stato lo scandalo di Morgan e Buco. Tutto il resto passa in secondo piano. Non parlano dei cantanti che sono arrivati ultimi, eccetera. Parlano di Morgan e Buco e del loro scandalo. Quindi hanno fatto Buco, Morgan e Buco a Sanremo, nell'Ariston, però nel web non hanno fatto Buco, Morgan e Buco. Gli hanno dato. E la gente è curiosa a guardare ogni video, a fare milioni di visualizzazioni a video, e loro intascano. E quindi, come dire, è una presa per i fondelli. Sanremo è un circo mediatico, con tutto il rispetto per i veri circhi. È un carrozzone nel quale si attaccano tutti quelli che vogliono avere successo e guadagnare soldi, e poi alla fine non rimane nulla di decenza. Per quello io preferisco leggere. Allora, un caffè
caloroso saluto dal vostro Capitan Sant'Enchan e un saluto affezionato a quel nostro utente che addirittura mi dice: tu hai tempo di commentare tutto il giorno che ti commenta i video, tu hai tempo tutto il giorno di commentare i video di centinaia di persone, lo so perché io riesco a leggerlo. Ma guarda, caro amico, che così come lo puoi vedere tu, lo possono vedere tutti. Io commento proprio perché si vedano i miei commentari, non per altro. Credi di essere furbo, che solo tu vedi i miei commentari? Li vedono anche gli altri, logico. E poi mi dici: ah, tu quando vuoi trovi il tempo di fare 2 o 3 video a settimana. Certo, ne potrei fare pure 18 a settimana, soltanto che vai a vedere gli ultimi due. Uno è stato visto 150 volte appena, ma il secondo è stato visto appena 50. Quindi per quello che a volte carico un video una settimana sì e due no, perché tanto per avere 50 visualizzazioni meglio aspettare a che l'ultimo video ne faccia 300, come quello su YouTube anch'io, che ho preso del tempo prima di farne un altro, proprio perché potesse raggiungere un certo numero di visualizzazioni. Comunque, se avrai visto questo video fino adesso, mettiti il cuore in pace. Sto organizzando il tuo video, non potrò rispondere a tutte le cose. Mi chiedi il paragone fra biscia e serpente, serpente di mare, anguilla, poi mi chiedi il nome di attori. Ma che dovrei fare? Studiare cose a memoria o leggerle? Io ho già risposto a delle domande che mi facevano perché facevo la live e andavo a cercare in Wikipedia e leggevo, ma poi mi sono sentito scemo perché ho detto: così come io trovo risposte a quelle domande nel web, le può trovare anche la persona interessata. Ma perché devo rispondere su chi era Cary Grant o Fred Astaire o Ginger Roger se te lo puoi trovare tu e leggere tu? Così come lo sai te, lo so pure io. Anzi, io lo so di meno. Devo andare su Wikipedia, leggerlo, poi fare un riassunto, memorizzarlo e recitarlo nel video. Allora potrei all'olocchendo mettere una voce robotica che legge il testo con delle immagini dell'attore. Vuoi questo? No, neanch'io. Io voglio fare dei video dicendo quello che penso, quello che sento, non semplicemente recitando qualcosa che leggo. Quindi farò dei video, sempre che i tuoi temi mi ispirino qualcosa, quando potrò. Quando vorrò e quando sarà il caso, perché devo anche trovare delle cose da dire di me. Non leggo di Cary Grant e lo ripeto, perché così tutti passano per dei geni. Mi metto lo schermo del computer davanti, mi filmo con il cellulare. Cary Grant è nato a Boston bla bla bla. Nell'anno, eccetera. Il suo padre era carpentiere e sua madre era ostetrica. Cioè, capito? Io vorrei esprimere opinioni, pensieri, giudizi, non leggere monografie e biografie al computer. Comunque, pazienza. Se vuoi, fammi dei commentari, proponimi nuovi temi. Sei libero di commentare quello che vuoi, quello che vuoi. Una volta mi ha detto: se vuoi non ti commento più. No, per carità, continua a commentare, solo che devo trovare del tempo per farti video. Adesso ti ho dedicato troppo tempo a questo video. Vi saluto a tutte e tutti, vostro Capitan Sant'Enchan, un abbraccio e ciao. Passo e chiudo. Roger, altrimenti viene il video troppo pesante.